Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Da quando è uscita la Tati Blendful ne sono rimasta talmente ossessionata che volevo averla a tutti i costi. Però il costo è di 18 dollari più 9,95 dollari di spedizione. In totale mi venivano 27,95 dollari. Di conseguenza, che cosa ho fatto? Ho cercato su internet una soluzione alternativa che fosse un pochino più accessibile per me, e così l'ho trovata su Amazon al costo di 14,90 euro. Ed eccola qui, si chiama Autochirina Beauty, è arrivata in questa scatolina molto molto carina, come vedete è ancora sigillata, io non l'ho ancora aperta, e pare essere la perfetta imitazione della Blendiful di Tati. Adesso andremo ad aprirla, perché prima di poterla utilizzare ovviamente la voglio lavare. Intanto mi piace la confezione, che non c'è più niente. La confezione si presenta in questo modo qui, è abbastanza grande, penso che sia identica praticamente a quella di Tati. È molto morbida, e poi anche la spugnettina a forma di cuore che è presente anche nella Blendiful di Tati. Inoltre mi è arrivata con questo bigliettino con i ringraziamenti. E mi dà i suggerimenti d'uso. Mi dice che è utilizzabile per il primer perché elimina la comparsa di pori e linee d'espressione. Il fondotinta bisogna utilizzarla picchiettando il blender full puff per un'applicazione semplice e uniforme. Per utilizzare il correttore, quindi utilizzare la parte a punta per stenderla facilmente. Per fare il contouring, quindi piegare a metà intorno al dito il tuo blender puff per stendere il contouring e soffiare il viso. La cipria, immergere il blender puff nella cipria preferita e picchiettare per stendere il prodotto per un effetto sfumato e soffice. E poi è utilizzabile anche per l'illuminante usando un lato angolato. Per quanto riguarda la pulizia, è indicato di lavare delicatamente a mano con acqua tiepida e sapone senza strizzare, risciacquare accuratamente e asciugare. Per una maggiore durata il prodotto deve essere pulito con cura, non usare candeggina e non lavare a secco. Le istruzioni sono riportate in italiano, spagnolo, francese, inglese e infine tedesco. Bene, cosa faremo adesso? Noi andremo direttamente a lavare le spugnette con acqua tiepida e sapone, così come riportato nelle istruzioni. Una volta asciutte potremo utilizzarle. E adesso inizio il trucco. Applico il fondotinta sul dorso della mano e andrò a prelevarlo con la spugnetta. Procedo all'applicazione inizialmente picchiettando il prodotto sopra il viso. Devo dire che ha già un effetto molto bello perché lo vedo coprente e risulta anche molto luminoso.
Il fatto che abbia una parte angolata è di grandissimo aiuto perché riesce a stendere il prodotto dove un pennello fa fatica ad arrivare. A differenza di altri tipi di spugna, questa non assorbe il prodotto, quindi ne basta una piccola quantità per riuscire a coprire bene tutto il viso. E adesso provo con il correttore, lo stendo un pochino nelle zone in cui mi occorre e dopo vado a sfumarlo e a lavorarlo con la spugnetta. Anche con il correttore questa spugna si comporta molto bene. E decido di utilizzare la spugnetta anche per applicare la cipria. Questa non ha una consistenza sottile, ma è medio grossa. Ciò che ottengo utilizzando questa spugnetta e questo particolare tipo di cipria è il classico effetto baking. È il momento di scolpire, quindi utilizzo la spugnetta a cuore che è più piccolina ed è anche più adatta. Le istruzioni dicono di piegare la spugnetta a metà per poter applicare meglio la terra per poter fare il contouring. Io invece voglio vedere proprio come si comporta utilizzandola in questo modo. Ciò che mi sta piacendo è che posso sovrapporre vari prodotti e poi sfumarli in maniera incredibile con una sola spugna. E se ho bisogno di correggere, posso riprendere la spugna più grande che avevo utilizzato per il fondotinta e per la cipria e correggere in men che non si dica.
pochissimi minuti ho ottenuto una base perfetta. Ed ora applicherò il blush. Devo dire che il risultato mi piace veramente tantissimo. E dopo aver completato il mio trucco, vado ad applicare infine l'illuminante. Prendo sempre la spugnetta a cuore da un lato pulito e vado a posizionarlo sopra gli zigomi. Ed ecco qui il mio trucco completo, ma continuate a guardare il video per le considerazioni finali. Quindi, cosa ne pensi di questo prodotto? Sicuramente che è un prodotto ottimo, io mi ci sono trovata veramente molto molto bene. Non oso immaginare a questo punto come sia la Blendyful di Tati, perché immagino che sia un prodotto così economico e un dupe dell'originale, non oso immaginare cosa sia l'originale. È un prodotto che va bene per qualunque tipo di make up, che sia esso liquido, che sia esso in polvere, va bene per il fondotinta, per il blush, per la cipria, per il correttore, per l'illuminante. Va bene veramente su tutto. Io sono rimasta veramente soddisfatta, il risultato è incredibile, è qualcosa che io non mi aspettavo, in tutta sincerità. Mi è piaciuto tantissimo. È possibile utilizzare entrambe le spugnette o anche solo una eventualmente, però io ve la consiglio perché mi ci sono trovata molto bene. Non ci sono note negative, si lava tranquillamente con un po' di detersivo. Io ho preferito utilizzare anche un po' di sgrassatore perché, avendo utilizzato un fondotinta oleoso, ovviamente solo con il detersivo e basta, l'unto non sarebbe andato via. Di conseguenza, invece, utilizzando un prodotto più sgrassante, la spugnetta è venuta benissimo. Tra l'altro torna ad essere morbida, si asciuga molto velocemente, la potete lasciare anche al sole e nel giro di 10 minuti è asciutta. Quindi, per quanto mi riguarda, è un prodotto approvato al 100%. Bene ragazzi, io con questo video terminato, vi ringrazio di avermi guardata, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!